Vai via, vai via, vai via, porcaccioni! Gerardo, perché non vuoi capire che una terribile malattia mi ha colpito? È come un prurito. Ma che prurito? Quando uno ha il prurito si gratta. Tu non ti gratti, tu ti fai grattare dallo schiavo. Ma Gerardo! È zicola, cioè no, niente zicola. Vai, vai a dormire nel tuo sgabuzzino. Via, 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 via. Piangi, coccodrillo. Gerardo! E prima fa un bagno nell'aceto. Oh, San Benedetto del Tronto, mamma mia, cosa mi va a capire? E poi con lo schiavo, è andata con lo... Adesso lo schiavo è diventato anche mio cognato. Guarda se io devo essere cognato di uno schiavo. Oh. No, santo cielo benedetto, uno schiavo che poi mi fa delle frittate che non sono, non si possono mangiare perché fa... ci mette i peperoni, ci mette i peperoni ripieni di peperoni. E alla notte mi vengono degli incubi, faccio dei strani sogni. E che uno si trova che... No, no, aspetta un momento. E va a per stasera. No, cosa terribile. In una tasca del pastore è stata trovata una scatoletta contenente una coltura del terribile morbo. Quindi il colpevole è Don Gerardo. Perciò, nella mia qualità di governatore di Funi Funi, io presiedo oggi il processo contro di lui. La pubblica accusa sarà sostenuta da Kit Pampero. La difesa, invece, dal signor Tibet. Candido? Fate entrare l'imputato. Pace bene a tutti. Dove qui? Perché è un pollaio? Eccomi, buongiorno. Avanti. Che cosa avanti? Credevo avessero bussato. Silenzio! Il processo ha inizio. No, eccellenza, non c'è bisogno di un processo. L'imputato è colpevole del più orrendo misfatto? E allora?
Facciamolo impiccare subito e buonanotte. E così non ne parliamo più, eh già. Dico bene, signor Tibet? Certo, è colpevole del più orrendo misfatto. Ma che avvocato! La parola all'accusa. L'accusa ha ben poco da dire. Ciò che quest'uomo ha commesso supera ogni umana immaginazione. Con un veleno sconosciuto e terribile, egli ha contagiato centinaia di persone, molte delle quali sono sparite, morte. Anche egli deve morire. Io chiedo perciò che gli sia impiccato e che il suo corpo sia lasciato appeso per 3 giorni e per 3 notti. No, che la notte fa freddo, ritiratemi in garage. Benissimo, solo di giorno, così lo potranno vedere tutti. La parola alla difesa. Cosa avete da dire? Nulla. Ma che avvocato! No, voglio dire, eccellenza, che prima deve essere interrogato l'imputato. Ah, giusto, giusto. Imputato, cosa avete da dire? Niente, come il mio avvocato. Fra tutte e due facciamo una coppia. No, io dico che sono innocente e che quel tale che mi ha messo la scatoletta dentro la saccoccia meriterebbe di essere preso, rinchiuso in una camera da solo in compagnia dello schiavo. Sono innocente, signor governatore, sono innocente, ma sono contento di morire con l'aureola del martirio, così spero di tutti voi altri. Finito. Silenzio! Ci vuole essere il bis, signor governatore. Ho detto silenzio, abbiamo fatto sgomberare l'aula. Se siete innocente, discolpatevi, no? Ma sì, discolpatevi. Discolpatevi! No! Prego, non lo condannate! Oh, se sapeste che uomo egli è! Come, come? Ma cosa dite, Bisperi? In casa di pastore, una sera che io andata da lui, la capanna era vuota, faceva caldo, molto caldo, e io m'assopì. Poi venne lui, oh, fu wonderful, meraviglioso. No, no, un momento, no, 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 c'è un equivoco. Io non sono mai stato, io non sono ancora da, sono mica, sono ancora da solo. Oh, non dice così, Don Gerardo. Io ho sentito in buio un cato respiro al mio viso, poi mano leggera come piuma carezzare un spalla. Oh. A te non te ne sfugge una, eh? Oh, lui no! Signor governatore, posso esprimere un ultimo desiderio? Certo. Datemi un paio di forbici e lasciatemi 5 minuti solo con lui. Avanti, avanti, se non perdiamo più tempo. Nulla da dire alla difesa? Pietà. Ma che avvocato! Allora, procediamo all'impiccagione, No, eccellenza! Signori, mio fratello non può essere condannato. Non è così. Voi lo sapete, non potete commettere questa infamia. Egli è buono, è tutto compreso com'è dalla sua missione. Si lascerebbe uccidere senza difendersi. Come senza difendersi? Ma se c'è un avvocato lì che... Vai avanti, vai avanti. Se è il sangue di un innocente che vi occorre, se è di una vittima che avete bisogno, ebbene, prendete me, perché egli è puro. E io no. Vendicatevi su questo mio corpo che ha peccato. Giudizio! Gerardo! Preservato tua! Et vobis! Et sicula! No, copriti, copriti. Là c'è lo schiavo, quello lì è capace di tutto. Vieni, vieni. Eccellenza, queste scene sono veramente commoventi, ma mi permetto di farle notare che non hanno nulla a che vedere con la giustizia che deve seguire il suo corso. È giusto, è giusto. Allora il processo è finito. Si procede all'impiccagione. No. Che premura che ha quello lì. Un momento, un momento. La parola adesso è alla difesa. Ecco, prepari la forca. Silenzio. Io sono venuto qui in veste di avvocato difensore, ma non farò una difesa, bensì un'accusa. Ma che ha un corso. Silenzio. Il delinquente arrivò in quest'isola con un piano diabolico che gli riuscì pienamente. Non è vero. Sì, silenzio. Va bene. Propinava il veleno che causava la febbre azzurra. Non è vero. Silenzio. Abbiamo già detto prima. Silenzio. Senz'altro.
La febbre che agiva blandamente sulle donne, mentre agli uomini faceva perdere la memoria, così erano fatti imbarcare da lui nottetempo per farne commercio come schiavi. Non è vero! Silenzio! Ma tutto ciò è falso! Silenzio! È inaudito! Zitta, che se non si arrabbia quello lì. A casa del pastore? 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 A casa del pastore, dicevo, il malfattore, vedendosi scoperto, nascose la scatoletta contenente il virus nella tasca di Don Gerardo. Non è vero, Pampero? Maledetta, una menzogna! No, vi ho visto e fotografato! Queste sono le cose! Arrestatelo! Ma eccellenza! Ma eccellenza! Ma vi rendete conto che... Giuditta, senti, volevo chiederti una cosa. Ma tu con lo schiavo, voglio dire, è successo proprio o solo per così? Vedi, Gerardo, l'amore è come quel gioco con le cartelle e i numeri. Un bacio è l'anno, un bacio e un abbraccio è il terno. Tanti baci e tanti abbracci, quaterna. Poi c'è la cinquina. E tu hai fatto tombola. Pensare che io con quello schiavo ci avevo fatto un pensierino. Ma Gerardo... No, volevo redimerlo, volevo portarlo via con noi. Fobi. E Zicula. Candido. Vedi? Vedi che i miracoli succedono ancora? Candido, ma come mai? Ho saputo che i pastori possono prendere moglie. Ah, ecco. È così. E così hai detto, è l'unica soddisfazione che rimane a un povero schiavo, a un povero pastore. Andate, andate. È così. Nei processi la verità finisce sempre per trionfare. Sempre. Quasi sempre. No. La verità. La verità. Non potrò scordare, tutto potrei fare per dimenticare, ma non voglio cancellare dal cuore la passione che nel mio ricordo mi sa dare illusione. È la verità che trionferà sempre nel cuore. L'isola dei fiori è la verità che io rivivo nell'amore quando mi innamorerò per sempre.